Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Neapolis. Paragonare i programmi del computer a ricette di cucina per sostenere la libertà di cambiare gli ingredienti e di utilizzarli ciascuno a modo proprio può sembrare una follia, ma non lo è se a dirlo è Richard Stallman. L'icona della lotta per il software libero parla a studenti, docenti e istituzioni all'Università Federico II di Napoli e continua la sua battaglia contro i brevetti. Riciclo e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'Italia non è pronta, i produttori chiedono 6 mesi di proroga. 1.800.000 pagamenti online al portale dell'automobilista, il sito creato da Poste Italiane e Ministero delle Infrastrutture per semplificare la vita di chi guida. Un personaggio davvero particolare, Richard Stallman, eccentrico e carismatico, lo vedrete tra poco. La sua battaglia, portata avanti da 20 anni contro i brevetti sui software, è radicale e ha fatto tappa a Napoli su invito degli studenti di Ingegneria Senza Frontiere. Scrive dediche, si fa fotografare, rilascia autografi, firma computer, rigorosamente caricati con programmi New Linux. Per Richard Stallman non ci sono mezze misure. Ad oltre 20 anni dalla creazione di New e dell'FSF, la Free Software Foundation, associazione per il software libero, parla all'Università Federico II a Napoli, a studenti, professori ed anche rappresentanti delle istituzioni, contro il pericolo dei brevetti sui programmi, in una conferenza dal titolo The Danger of Software Patents. The idea is that every software user deserves 4 essential freedoms. L'idea fondamentale è che ogni utente deve poter usufruire di 4 libertà. La prima è quella di far girare il programma come desidera. La seconda di poter studiare il codice sorgente e poterne fare ciò che vuole. La terza la libertà di aiutare i propri vicini passandogli copie del programma. E la quarta è quella di agire per il bene della comunità, distribuendo anche il programma con le modifiche fatte, se sono utili. Invitato dagli studenti di Ingegneria Senza Frontiere, per Stallman, che si autodefinisce un hacker, intendendo con questo un uomo capace di stare seduto al terminale anche 36 ore per scrivere il miglior codice possibile, la battaglia contro i brevetti sui software deve essere totale, senza compromessi. Consentire l'esistenza di un brevetto non è usare il copyright su una parte specifica del programma, ma significa mettere dei limiti all'idea generica su cui il sistema è concepito e quindi nascondere, perdere le idee, proibire a qualcun altro di capirle e svilupparle. È come quando si parla di una ricetta di cucina. Noi abbiamo la libertà di seguirla, di modificarla, di passarla ai nostri vicini di casa, anche con delle spezie in più, e di pubblicare la nostra nuova versione dello stesso piatto. Se il governo ci proibisse di fare questo, saremmo scioccati. E la stessa cosa dovrebbe avvenire per quanto riguarda i software. Un carattere difficile, a detta di molti, a piedi scalzi sul palco, facendo quasi una danza, ha il carisma di un genio dei nostri tempi, parla con veemenza e chiarezza, risponde deciso alle domande, con passione, come un leader. Parla di una rivoluzione nel mondo dell'informatica, dove i primi 2 passi da compiere sono battersi contro i brevetti e contro i computer sul mercato, che limitano le modifiche ai programmi. We have convenient graphical interfaces. Intanto abbiamo fatto un passo avanti, che è stato quello di rendere l'interfaccia grafica di New Linux molto semplice da usare. Così la gente che prima riteneva il sistema solo per gli esperti, ora lo trova facile da utilizzare come software di proprietà. In gergo si chiamano i grigi, sono i rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche. Le norme su che fine devono fare i nostri computer, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, insomma aggeggi tecnologici dismessi, sono chiare, ci sono, ma